quella che è la scheda tipo se la può tranquillamente tenere come punto di riferimento per tutte le altre degustazioni. Quindi questo ce lo assaggiamo come bicchiere, diciamo, a pane all'aperto, stabiliamo una regola per ripassarcela un po' tutti e poi andiamo con la degustazione. Tra un attimo c'è dentro un altro bicchiere che appena siamo pronti ci facciamo portare, che è un bicchiere di un novello artificiale. Cioè è un novello che è stato ottenuto con sistemi di forzatura, qui Paolo ne sa senz'altro più di me, di forzatura alla macerazione con ipersortitazione. Ed è il classico novello che poi alla fine ha di questi sentori lamponati di Big Bubble non naturali, molto forti, molto accattivanti, ma non naturali. Sarebbe bene memorizzarlo per evitare, insomma, di farsi, come dire, affascinare o abbindolare da qualche campione che potrebbe avere questa nota così particolare. Io l'ho preso, è un novello che costa 1,99 euro circa, o 2 euro, però come li ho assaggiati tutti quanti mi ha colpito. Quindi ce lo assaggiamo dopo che abbiamo sentito questo e così memorizziamo anche questa sorta di finto fruttato, di finto lamponato. Questo è quanto, questo mi viene in mente qualche cos'altro, ve lo lascio. Quindi ci possiamo sentire questo campione e poi ci facciamo. Prego. Il campione zero lo valutiamo. Lo valutate, ma non ha nessun. Lo valutiamo anche tutti insieme, poi cerchiamo di stare con una scheda condivisa. Volevo soltanto dirvi che, come avrete notato, abbiamo la presenza del dottor Paolo Cardo, che è stato responsabile per anni del consorzio di frutticoltura di Villasor, del settore enologico. E devo dire che è un'idea che hanno lanciato altre persone, quindi esterne a questa commissione, che noi abbiamo accolto molto, molto favorevolmente. Primo perché ci porta all'interno della commissione una competenza in più, e poi perché ci piace anche l'idea di confrontarci con una scuola di degustazione diversa, con esperienze diverse che secondo me andranno comunque a completare il valore di questa commissione. Quindi grazie a Paolo Cardo, che ha mostrato subito disponibilità per questo esperimento. Io ringrazio il Presidente e tutta l'associazione, naturalmente, sommelier, che mi dà questa opportunità. Benissimo.